Questa è una Eucaristia e perciò è una celebrazione della fede. È la prima cosa che tutti devono fare è di mettere davanti al Signore la propria fede. E allora che tutti pongano, si facciano questa domanda: quanto è grande la mia fede? E siccome tutti sappiamo che la nostra fede è sempre piccola, allora dobbiamo pregare il Signore chiedendogli: Signore, aumenta la mia fede. E che il Signore possa veramente far crescere la fede, perché la fede è vita, perché la fede è cammino di libertà. Voi avete visto, avete sentito nella prima lettura la forte tentazione di dire no alla libertà per essere più sicuri di quello che si ha poco. Ma il Signore chiede, vuole, desidera che tutta la nostra dignità di uomini sia una dignità che si esprime in un cammino di libertà. Signore, aumenta la mia fede perché io possa essere libero, non schiavo di qualcuno, non servo di qualcuno, ma libero, libero dentro. Aumenta la mia fede perché la fede è vita, perché la fede è libertà. Aumenta la mia fede perché la fede è comunione e ci fa guardare gli uni gli altri non con l'occhio di chi dice che cosa mi interessa di lui, ma con l'occhio di chi dice: lui è un mio compagno di cammino, è un compagno di viaggio, con lui possiamo camminare insieme. Ognuno è un dono per i suoi fratelli. Signore, aumenta la mia fede, chiede allora l'attenzione di alcuni atteggiamenti interiori che oggi per noi, per voi, per il Signor de los Milagros, sono atteggiamenti importanti, fondamentali, altrimenti muore, altrimenti si ripiega su di sé e si soffoca. E questi atteggiamenti sono tre. Il primo è la umiltà. Bisogna che ognuno abbia la umiltà di riconoscere le proprie mancanze, i propri limiti e il proprio peccato. Nessuno può essere davvero devoto al Señor de los Milagros se si presenta come una persona superba, come una persona piena di sé, come una persona che non vuole ascoltare quello che viene dal Señor de los Milagros, ma dice soltanto quello che a lui interessa al Señor de los Milagros. E questo non va bene. È importante, è necessaria una umiltà interiore, quella umiltà che dice: tu sei il Signore, non io sono il Signore. Tu sei colui che io devo servire, non gli altri che devono servire le mie idee, il mio pensamento. Ma chi ha la verità nel cuore? È il Signore
o quello che io penso. Allora la umiltà è questo. La umiltà è riconoscere i propri limiti, i propri peccati e ascoltare. Ascoltare molto la parola del Signore. La riconciliazione è la seconda parola. Ma come si fa? Come si fa a dire io amo il Signore de los Milagros se non amo il fratello che ho accanto? Come fa uno a dire io credo e amo Gesù se non ho attenzione e amore per quello che mi sta vicino? Perciò bisogna che impariamo a riconciliarci tutti, ma la riconciliazione non è soltanto il dirci, il guardarci in un momento di festa, guardarci e dirci perdoniamoci a vicenda. La riconciliazione sta dentro, è un atteggiamento, è uno spirito interiore che sta dentro nella vita di ciascuno e che ci impegna a sporcarci le mani perché il fratello che mi sta accanto viva. La riconciliazione è questa. Perciò non è soltanto il dire io perdono i fratelli che non mi hanno voluto bene, ma la riconciliazione è chiedersi che cosa fanno le mie mani per i fratelli che ho accanto, che cosa fa, che cosa dice il mio cuore per il fratello che ho accanto. E infine la terza parola è la unità. La unità non è fatta, non si costruisce la unità solo con la buona volontà della mente. La unità non è una aspirazione, un desiderio della mente. La unità è un essere insieme che ci porta e ci spinge incontro agli altri, perché insieme abbiamo ad amarci per quello che noi siamo, persone amate dal Signore, libere da me. E questo è lo spirito che dobbiamo cercare di maturare, che dobbiamo cercare di far crescere in noi, insieme con quella domanda importante e fondamentale che ci deve accompagnare in tutto questo anno. Signore, aumenta la mia fede. Fa che non ti guardi come colui che mi interessa per me, ma fa come ti guardi come colui che vuole indirizzare il mio cammino alla vera libertà e alla vera vita. Becamos un momento solo di silenzio para reflexionare estas tres palabras que el Padre nos ha donado esta mañana, importantísima. Creo que los hermanos de Milano ya la conocen, estas palabras. Primero, humildad, humildad. Sin humildad no se hace nada. Dos, reconciliación y perdón. Tres, unidad, unión. Solo con la humildad se puede reconciliarse y se puede llegar a la unidad. Un minuto solo para reflexionar.